E bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi ci troviamo nel settimo episodio della nostra video carriera allenatore con la Fiorentina. Allora, siamo alla partita di Europa League contro il Lech Poznan. Quindi, postiamo come al solito le magliette, giocheremo con quella nera. Quindi, tutto pronto e possiamo andare. E speriamo anche di vincere. Ed eccoci qua, tutto pronto per assistere alla partita fra Lech Poznan e Fiorentina. Allora, noi siamo sempre al primo posto nel girone, mentre il Lech Poznan è al terzo, ma non mi sembra un gran problema. E la formazione nel Lech Poznan si schiera in porta Buric, in difesa Kalarabek, Kamil, un po' di nomi impronunciabili, comunque quelli più pericolosi sono Lignetti e Nikolić. Tutto pronto, possiamo partire. Nikolić col pallone si gira più volte su se stesso, non sa dove andare, murato da Kurtic. Parte il lancio per Salah. È velocissimo Salah, li salta tutti, va dentro il tiro. 1-0 Fiorentina. Gol di Mohamed Salah. Andiamo così, ragazzi. L'ennesimo gol del nostro bomber egiziano. Pavlovski, contestato da Badeli, non ci riesce Badeli a rubare il pallone. Allora, dentro per Lignetti. Nikolić. Nessun problema per Lezzerini. Bernardeschi, pronto a battere il calcio d'angolo col suo sinistro. Il tiro, la parata di Buric. Calcio d'angolo. Badeli cerca lo schema con Marco Alonso. La sponda per Kurtic. Il tiro, la deviazione. Altro calcio d'angolo. Sempre Badeli, sempre cercare lo schema con Marco Alonso. Alonso per Bernardeschi. La paratona di Buric. Babacar la traversa. Clamorosissimo, ma non è finita. Un altro calcio d'angolo. Sempre Badeli, sempre lo schema. Pallone per Marcos Alonso, che la gioca su Barba. Barba, non sa dove andare. Per Babacar. Babacar prova su Marcos Alonso. Kurtic dentro per Odegaard. Spazzata di Kaminski. Allora, Marcos Alonso per Odegaard. Prova a metterla dentro. Lovren Gic, come si chiama? Allontana. Ma non è finita. Tomovic, il tiro, la parata di Buric. Un assedio in questi minuti finali del primo tempo. Non è finita. Babacar per Salah. Prova ad andare dentro Salah. Non lo fermano. Il tiro, un po' maldestro. Finisce qua. Kurtic, Salah, ancora Kurtic, Babacar, parte Babacar contro Horava, Kakar prova a fermarlo, non ci riesce, Babacar va sempre dentro, il tiro! E c'è il gol di Babacar che si fa 50-60 metri anche col pallone, non lo riescono a fermare, salta tutti e alla fine con un gol pazzesco riesce a segnare 2-0. Salah per Kurtic, vede Odegaard. Odegaard prova ad andare dentro, il tiro di poco fuori per il nostro talento norvegese Gulam, ma finisce qua 2-0. Allora ragazzi, è andata benissimo la partita in Europa League contro il Lech Poznan, infatti abbiamo vinto 2-0 con un netto dominio e rifiutiamo l'offerta dell'Austria. E siamo alla partita importantissima in campionato contro il Napoli. Quindi tutto pronto all'Artemio Franchi per assistere a Fiorentina-Napoli. Ed eccoci qua quindi all'Artemio Franchi di Firenze per assistere, come abbiamo detto in precedenza, a Fiorentina-Napoli. Allora, questo come sapete è un match che vede di fronte due squadre per le zone alte di classifica. Quindi
incollato Fosu Ghulam, che è l'ex del Napoli. Tutto pronto, possiamo partire. Chiese prova il dribbling su Maggio, non ci riesce, però tiene il pallone. Ghulam per la Lacazette. Ha smessa su Dos Santos. Dos Santos riesce in qualche modo ad andare avanti. Il tiro e la parata. Dos Santos, il calcio di punizione. Carica il sinistro di poco a lato per Giovanni Dos Santos. Insigne. Prova ad andare dentro. La gioca su Pasquale. Zapata per Iller. Iller per Mesto. Il tiro. La spalla altissima. Messa laterale per Allan. Gunalon, il tiro, la parata di Rafael. Gunalon finisce qua il primo tempo 0-0 fra Fiorentina e Napoli. Dos Santos controlla bene, calcio di punizione di sicuro e anche cartellino rosso per Jorginho, che era già ammonito e l'arbitro non è clemente e gli dà il cartellino rosso. Quindi Giovanni Dos Santos si incarica lui della battuta. Parte il tiro alla parata di Rafael. Dos Santos, il calcio d'angolo per Florenzi. Pallone fuori per Salah. Richards controlla bene il tiro di poco sopra, alto sopra la traversa. Amsic per Gargano. La gioca su Mertens. Mertens prova ad andare dentro. Savic. Ma c'è il calcio di rigore. Porca troia, ragazzi. Non ci voleva. È una partita importantissima questa. Vediamo di provare a rimediare a questo erroraccio del nostro difensore macedone. Quindi Neto è carico. Deve riuscirci. Assolutamente. Quindi parte Mertens. Pronto, Neto! La parata del nostro porterone! Dos Santos, grazie Gargano, grazie Gargano! Dos Santos parte il contropiede! Dos Santos, vede Lacazette! Il tiro! E c'è il gol! E c'è il gol! Lacazette, mamma mia! Dopo aver parato un calcio di rigore! Tutto grazie a Neto! Dos Santos e Lacazette, possiamo andare a vincere questa partita! Con il gol del nostro bomber francese, Alexandre Lacazette. Dai ragazzi, dai ragazzi, andiamo. Amsic prova. Ma finisce qua, 1-0 per la nostra Fiorentina. Allora ragazzi, abbiamo vinto a culo quest'ultima par questa partita contro il Napoli. Quindi tutto pronto per andare alla terza partita del nostro episodio col morale a mille. E si tratterà della partita contro l'Hellas Verona. Quindi guardiamo le email, rifiutiamo la cosa d'avorio e tutto pronto, scusate, e allora andiamo come alla partita. Allora, impostiamo come al solito le magliette e squadra sistemata, possiamo andare. Cerchiamo di vincere, ragazzi, ovviamente. Ed eccoci qua, quindi allo stadio Bentegodi di Verona per assistere al match fra Hellas e Fiorentina. L'arbitro Leonardo San Milano va a posizionare il pallone al centro del campo. Tutto pronto, possiamo partire. Lacazette duetta con Salah. Salah prova ad andare dentro, ci riesce. Fermano, ma riconquista il pallone Kurtic. Sì, ci riesce. Pallone per Iličić. Dentro per Odegaard, il tiro 1-0 Fiorentina e c'è il primo gol in assoluto con la maglia della Fiorentina per il fenomeno norvegese Martin Odegaard. Ottimo ragazzi, 1-0. Kurtic col pallone per la casetta. Salah riesce nel dribbling, prosegue tutto solo per modo di dire. Va dentro il cross proprio per Kurtic! E c'è il 2-0! 2-0 quindi per la nostra Fiorentina. Gol di Kurtic, che se non mi ricordo male l'aveva proprio iniziato lui questa azione. Proprio questo contropiede è iniziato tutto da lui e riesce su assist di Salah a fare gol. 2-0 quindi. Il tiro, la parata di Neto, ma dovrebbe finire qua il primo tempo
Infatti è così, 2-0 quindi per la nostra Fiorentina. Rimessa laterale per l'Hellas Verona, Christodoulopoulos per Alfredson. Alfredson, il lancio per Nico Lopez, perfetto il lancio. E c'è anche un bel gol da parte dell'Hellas Verona. Quindi accorcia le distanze, Nico Lopez 1-2 fra Hellas e Fiorentina. Ma noi non dobbiamo arrenderci, dobbiamo giocare come nel primo tempo. Obadi per Jankovic, ancora per Obadi. Brivio, si torna su Obadi, il tiro fuori. Brivio per Obadi, nettamente il migliore dei suoi in questa partita. Obadi prova ad andare dentro, il lancio, ma Neto riesce e finisce qua. 1-2 fra Hellas Verona e Fiorentina, l'abbiamo vinta. Allora ragazzi, andiamo a vedere l'email, è triste perché non ha giocato, ma l'importante, andiamo a vedere anche il calendario intanto. Allora, contro il Cagliari, cioè abbiamo la prossima partita, il campionato, poi abbiamo l'Everton in Europa League e il big match contro la Juventus. Comunque ragazzi, vi stavo dicendo, questo è stato un episodio importantissimo per noi, siamo riusciti a vincere tutte e tre le partite e infatti non ci stupiamo se, anche se gli altri devono ancora giocare qualche partita, comunque per il momento siamo al terzo posto in campionato. Importantissimo però, stiamo giocando veramente bene e sono, se non mi sbaglio, 6 partite che non subiamo una sconfitta, quindi stiamo giocando molto bene. Nel frattempo i nostri giocatori stanno migliorando tutti e è un buon segno. E comunque ragazzi, questo ce la tengo a dirvela perché io a questa videocarriera ci tengo molto e mi sta proprio appassionando tantissimo e spero vi stia appassionando anche a voi e quindi come al solito vi chiedo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di condividere il video e ci vediamo.